un'eccezionale super prova delle cartucce per il tiro dinamico shotgun, che delle vere e proprie linee di cartucce per il tiro dinamico shotgun che 5 aziende hanno creato appositamente per questa disciplina. Le facciamo con cinque fucili italiani e 5 dei migliori fucili italiani nel senso di tiratori. Naturalmente Roberto Vezzoli, Giovanni Di Giulio, Fabrizio Ferrario e Fernando Schiappa. Naturalmente ci proverò anch'io e vedremo come andrà a finire. Queste sono le 20 cartucce della nostra prova. Sono di 5 aziende, alcune delle quali naturalmente soltanto recentemente si sono affacciate e hanno deciso di concentrarsi sul tiro dinamico shotgun. Allora, Fiocchi, per il mondiale che si è svolto ad Agna in provincia di Padova nel 2015, ha preparato una linea specifica, addirittura brandizzata con il mondiale. Un'altra delle aziende italiane che prima delle altre si è rivolta al tiro dinamico shotgun è Orlandi, con la sua linea Dynamic, Orlandi di San Vito di Gaggiano in provincia di Milano, e dopodiché Romagna Caccia, anch'essa ha fatto una linea Dynamic Shooting, personalizzando in qualche modo per la disciplina le sue cartucce per il tiro e per la caccia. E la più recente dal punto di vista della linea, della costituzione di una linea dedicata alla specialità, è Baschiere Pellagri con la linea Active, un'altra azienda tedesca che è Gecko, appartenente al gruppo RUAG RWS Dynamite Nobel, e questa è probabilmente la più recente linea dedicata al tiro dinamico, o quantomeno la linea che è uscita sul mercato italiano più recentemente. Per le prove delle cartucce abbiamo utilizzato 5 fucili italiani, 5 fucili naturalmente ultra specializzati per le discipline shotgun. Roberto Vezzoli utilizza un Beretta 1301 Comp, che è un semiautomatico a recupero di gas. Giovanni Di Giulio invece utilizza un Benelli a pompa, un Benelli Nova a pompa per le discipline naturalmente della standard manual. Fernando Schiappa utilizza invece un Franchi Affinity, un altro semiautomatico, questa volta però inerziale con molla avanti. Fabrizio Ferrario utilizza invece un Breda B12i, che è anch'esso un inerziale, molla indietro. E anch'io ho utilizzato un nuovissimo Benelli M2 SP, inerziale molla indietro, che è praticamente il più recente dei prodotti italiani presenti sul mercato disponibili per il tiro dinamico shotgun. Roberto Vezzoli adesso ha iniziato la prova puntando sulla verifica della funzionalità delle varie cartucce, quindi adesso ha provato con questo fucile, cioè con l'M2 SP di Benelli, tutte le cartucce del lotto per vedere se naturalmente le cartucce a pallini, di solito di grammatura 28-32, funzionano correttamente, cioè vengono ciclate dall'apparato meccanico del fucile. Con Fabrizio Ferrario adesso, invece, sempre utilizzando le cartucce a pallini, proviamo la precisione della cartuccia e ovviamente del tiratore, sparando a sagome, a 9 sagome, 3 delle quali osteggiate, quindi difficili, e anche ovviamente è importante verificare un po' la velocità della cartuccia, ma anche la forza, la capacità di abbattere il pepper. Arriviamo alla distanza massima di 30 metri e qui utilizziamo uno strozzatore cosiddetto 4 stelle, quindi non propriamente cilindrico, ma comunque abbastanza aperto, e quindi conta molto effettivamente la precisione del tiratore. Utilizzo il Benelli M2 SP, che è effettivamente una novità, nel senso che è uscito da pochi mesi.
Una considerazione che si può già fare è che la dimensione del pallino conta. Per esempio il piombo 6 effettivamente con queste prove ha dimostrato di essere probabilmente una scelta intermedia corretta, e ovviamente conta anche sufficientemente il fatto che le cartucce abbiano poi sufficiente energia cinetica per abbattere i pepper soprattutto a lunghe distanze, cioè sui 25-30 metri. La prova di Roberto in questo momento tendeva a verificare quanto fosse stretta la rosata con la strozzatura 4 stelle sparando a 10 metri, e quindi vediamo che qui sparando al bersaglio centrale gli osteggiati, in realtà gli ostaggi, vengono colpiti con appena due pallini per esempio. Questa è una cartuccia che comunque resta ancora compatta lo sciame di rosate a questa distanza. Prova di rosata con tutte le slug. Naturalmente si spara sulle carte a 35 metri, una prova che serve proprio per verificare la rosata, quindi la capacità di concentrare sia delle palle, quindi la costanza fondamentalmente del caricamento delle cartucce, sia evidentemente la risposta del tiratore e del fucile rispetto alla slug. Questo invece è uno speed shoot, sempre per le slug, e qui spariamo 7 colpi in velocità, e conta naturalmente anche qui la controllabilità dell'arma e la capacità comunque di spostarsi sui bersagli del tiratore. Fernando eseguirà uno short course con i pallettoni, sparando a varie distanze fino addirittura a 35 metri. Ci sono sagome abbattibili con ostaggi, 3 sagome a carta. In questo modo metterà a confronto la controllabilità delle cartucce per trarne una indicazione molto utile. Siamo alla prova di rosata con le buckshot, con i pallettoni. Quindi spariamo da 10 metri su un foglio molto grande. Riusciamo a mettere in uno spazio abbastanza esiguo le 5 rosate delle 5 cartucce, quindi è una semplice prova di rosata per vedere effettivamente a 10 metri come raggruppano i pallettoni delle differenti cartucce. La nostra prova si è concentrata su 20 cartucce, quindi insomma un numero considerevole. 20 cartucce di 5 aziende, 5 linee di cartucce. Quali sono le caratteristiche principali che devono avere le cartucce per il tiro dinamico shotgun? Allora, le cartucce per il tiro dinamico sportivo devono rispondere a due principi fondamentali. Il primo è quello di avere la massima precisione, la massima efficacia dal punto di vista della balistica terminale del piombo. La seconda è quella di avere il massimo controllo del rinculo sull'arma durante le sequenze di ingaggio più lunghe. Tutte le linee che abbiamo sperimentato durante questa prova hanno rispettato perfettamente queste due caratteristiche. Diciamo la cosa fondamentale intanto è che comunque dal punto di vista dell'affidabilità non si è riscontrato nessun problema di tipo meccanico, quindi tutte le cartucce si sono comportate ottimamente nel corso della prova. Ci sono ovviamente delle scelte differenti di filosofia, diciamo così, anche industriale, per quanto riguarda la costruzione, il caricamento delle cartucce. Allora, abbiamo una scelta fondamentalmente diversa relativa alla chiusura, dove qualcuno ha preferito un orlo tondo, qualcun altro ha preferito un orlo a chiusura stellare. Il principio di queste due tipologie di chiusura è che il secondo dà molta più impedenza all'apertura della cartuccia, quindi ha uno spunto maggiore in accelerazione all'inizio, ma risulta un po' più nervoso. Quindi in questo caso si è preferito sfruttare meglio le caratteristiche di balistica esterna della cartuccia, mentre con l'orlo tondo si sfrutta molto meglio la balistica interna, in quanto essendo molto più morbido in apertura la fucilata risulta molto più gestibile. Pallettoni, anche qui scelte differenti, magari trattamenti del piombo o anche proprio numero di pallettoni. Numero di pallettoni, dove qualche azienda ha preferito utilizzare gli 8 pallettoni, quindi le 4 coppiole sommate una sopra l'altra, qualcun altro i 9 pallettoni con le 3 terzarole. Ecco, le due cartucce hanno, pur fornendo esiti balistici
sufficientemente simili tra di loro, dato risposte assolutamente ottime dal punto di vista della gestione, perché tutte sono risultate ampiamente controllabili. Chi ha preferito non utilizzare il contenitore purtroppo ha pagato sulle medie e lunghe distanze una dispersione assolutamente erratica della rosata che abbiamo potuto riscontrare oggi. Pallini 28-30, qualcuno offre solo 28 magari con piombi di peso differente, di numero differente, e qualcuno offre 28-32. Il 32 in particolare forse per le discipline più ostiche. E le meccaniche più ostiche si usano in genere nella Open Division. Nella Open, nella Modified, dove abbiamo necessità di avere più gas per sfruttare meglio il compensatore, e nelle meccaniche di fucili un po' più, chiamiamoli così, legnosi, che con le 28 grammi in alcune condizioni potrebbero dare difficoltà di ciclica della meccanica, la 32 ci offre assoluta affidabilità. Pallino 6-5? Noi abbiamo visto che tra il 6 e il 7,5 l'ha fatta da padrone il 6, in quanto l'accessione energetica sui bersagli più lontani è assolutamente più significativa con il piombo del 6 rispetto al 7,5. Quindi si abbattono meglio i pezzi in maniera assolutamente più efficace. Per tutti i dettagli di questa prova, il numero di settembre di Armi e Tiro.